Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di Wycon e della nuovissima collezione estiva appena uscita. La collezione si chiama Exotica e ovviamente, come suggerisce il nome, si ispira un po' alle atmosfere e colori tropicali. È una collezione infatti molto allegra, molto colorata, dai colori accesi, quasi fluo in alcuni casi. Una collezione che mi ha colpito davvero tantissimo. Ve lo dico spesso, ma se siete capitati qui per caso lo ribadisco, io sono stata purtroppo costretta ad acquistare online perché non ho un negozio fisico in cui poter andare a spulciare le varie collezioni, e questa è una cosa che mi dispiace sempre perché comunque purtroppo dal sito di Wycon soprattutto le colorazioni di alcuni prodotti come i rossetti proprio non si riescono a capire per niente, quindi ogni volta prendo sempre delle cantonate pazzesche. Quindi se il signor Wycon guarderà mai questo video, ti prego signor Wycon, apri un punto vendita nelle Marche, possibilmente in provincia di Ancona, così posso finalmente andare anch'io a vedere le vostre collezioni meravigliose dal vivo. Comunque, chiusa parentesi, appunto vi dico che questa collezione a colpo d'occhio mi è piaciuta tantissimo. Una collezione che, detto fra noi, batte proprio a mani basse Kiko, che onestamente quest'anno ha proposto una collezione estiva che ha lasciato un po' a desiderare per quanto mi riguarda. Invece questa collezione di Wycon è davvero molto molto bella, ci sono dei prodotti molto interessanti e che mi hanno colpito parecchio, tant'è vero che ho acquistato una marea di prodotti. Quindi parto subito col mostrarvi che cosa ho acquistato, altrimenti questo video non finirà più. Vi mostro come sempre prima i packaging della collezione, che vi mostro ora in maniera un pochino sommaria, quindi non vi andrò a mostrare ogni volta il singolo packaging perché più o meno i pack sono tutti uguali e sono fatti in questo modo. Come vedete sin dal packaging si capisce che questa è una collezione estremamente colorata e ispirata ovviamente alle atmosfere tropicali. Le scatoline sono bellissime. Tra l'altro in collezione è uscita anche una pochette che è praticamente fatta come questa scatolina, cioè è rettangolare alla parte superiore con questo disegno di questa foglia e al di sotto questi fiori. Stranamente non l'ho acquistata perché ho preferito spendere i soldini per i prodotti, ma non escludo di acquistarla magari più avanti se arriverà ai saldi. Ultimamente sapete che ho sviluppato un'insana passione per le pochette, quindi anche quella potrebbe venire a casa con me prima o poi. Ma appunto in questo caso ho voluto privilegiare l'acquisto dei prodotti, ne ho acquistati davvero tanti, quindi parto subito col mostrarveli. Il primo prodotto che ho messo nel carrello e che vi mostro è la palette occhi. Il pack della palette occhi è fatto in questo modo. Devo dire che il packaging anche come colore mi piace tanto, peccato che sia specchiato e come potete vedere, nonostante io abbia cercato di ripulirla bene, purtroppo è uno di quei packaging che attira tantissimo le ditate, quindi questa è una cosa che un po' mi dispiace perché in sé per sé trovo questo packaging molto elegante pur nella sua semplicità. Lo trovo accattivante, molto bello, molto estivo, con questo colore verde smeraldo appunto lucido, ed è fantastico. La palette si apre a scatto, ha il suo specchietto, tra l'altro è una palette anche piuttosto compatta e maneggevole, quindi facile da portare in giro e dà anche abbastanza un'idea di solidità, quindi per questo sicuramente mi piace. I colori contenuti all'interno della palette sono questi e, come potete facilmente vedere, sono dei colori molto molto vivaci, molto adatti appunto a chi ama un make up sicuramente non neutro ma appunto colorato. È una palette che sicuramente grida estate, contiene dei toni sia matte che shimmer e satinati, ma vado subito a farvi gli swatch e poi ne parliamo insieme. Eccomi di ritorno e non ve l'ho detto prima, ma ovviamente vi lascio tutti i nomi dei prodotti con i relativi prezzi qua sotto nell'info box, quindi se avete bisogno di sapere come si chiamano i prodotti e quanto costano, trovate tutto qua sotto nell'info box. Ma passiamo a parlare della palette. I colori contenuti sono questi.
Come vedete è una palette molto colorata, gli ombretti sono molto molto pigmentati, queste sono swatch fatti con una sola passata da asciutti ovviamente. Io non applico mai primer o creme o quant'altro sulle mani prima di fare gli swatch, quindi potete facilmente intuire da voi quanto questi colori siano pigmentati. Ci sono alcuni colori che davvero mi hanno lasciato a bocca aperta per pigmentazione, tipo questo arancio fluo, che è anche un pochino uno dei colori più particolari di questa palette. Devo dire che la qualità è buona, la palette è un pochino polverosa, ma guardate la resa di questi ombretti, è davvero qualcosa di meraviglioso, quindi secondo me questo è uno dei prodotti della collezione che sicuramente merita. Il make up che mi vedete indosso in questo momento io l'ho fatto interamente con questa palette, fatta eccezione per un pochino di nero che ho applicato nella parte finale dell'occhio. Ho reso protagonista del make up questo colore giallo che, visto nella palette, credevo non avrei sfruttato molto, ma invece devo dire mi è piaciuto tantissimo, ha una bellissima resa perché come vedete è luminoso. Io ho applicato il giallo su tutta la palpebra mobile, poi sono andata a fare la parte esterna, la sfumatura e un pochino anche la parte interna con il colore verde scuro, questo qua, e ho applicato un po' del marrone invece nella piega. Il make up che ne è risultato, devo dire, mi piace, lo trovo particolare sì, ma anche portabile. La resa sugli occhi mi piace, io ho questo make up su da questa mattina e devo dire gli ombretti sono durati tranquillamente. Ho applicato come sempre un primer, ma la qualità è davvero buona. Come vi dicevo, la pigmentazione è alta, un pochino polverosi, dovete stare attenti soprattutto con gli ombretti un pochino più scuri, in fase di applicazione fanno un po' di fallout, ma devo dire che la qualità è ottima, la prima impressione è davvero buona. Vi segnalo anche il colore viola, che risulta sempre poco pigmentato oppure poco omogeneo. In questo caso devo dire che la qualità mi sembra ottima anche per questo colore, anche se non l'ho ancora provato sull'occhio, ma devo dire che swatchandolo è al pari sicuramente degli altri, quindi una palette che mi è piaciuta tantissimo e che mi sento di consigliarvi. Prossimi prodotti che vi mostro sono i correttori, sono usciti in collezione dei correttori sia in versione correttore di tono sia in versione correttore normale, quindi correttore color beige, color carne, e io ho deciso di acquistare un rappresentante per entrambe le versioni. Ho deciso di acquistare sia il correttore di tono nella colorazione 01 yellow, quindi gialla, sia il, diciamo, correttore normale, sempre nello stesso tubetto, nella colorazione 01 light, quindi il packaging è questo, è identico per entrambi, anche ovviamente l'applicatore è identico per entrambi. Vedendolo dal sito credevo che avesse la spugnetta, invece in realtà la parte superiore è in plastica. La formula è una formula abbastanza liquida e abbastanza leggera, quindi la trovo adatta al contorno occhi. È però una formula che in fase di asciugatura, quindi quando si asciuga, tende a diventare quasi un cream to powder. Ho letto effettivamente sul sito di Wycon che questi correttori contengono all'interno anche delle polveri che vanno a fare un effetto soft focus. Infatti è l'unico caso, oggi è stato l'unico caso in cui non ho applicato polveri sotto il contorno occhi, ho applicato entrambi questi correttori. Prima ho applicato quello giallo che si chiama Under Eye Primer, quindi base colore correttiva, e poi ho applicato il Fluid Cover, che è appunto il correttore liquido nella colorazione, vi ripeto, 01 Light. Contengono questi prodotti 7 ml appunto di prodotto all'interno, hanno un POW di 12 mesi e ovviamente vi mostro gli swatch. Questo è lo swatch del correttore giallo, questo è del correttore 01. Allora, come vedete, ora va bene, tenete conto che io non li ho sfumati tantissimo per renderveli ben visibili, però come vedete una volta asciugati risultano completamente opachi e hanno un'ottima pigmentazione. Sono molto molto pigmentati e hanno anche una buona coprenza, devo dire. Io, come sapete, ho le occhiaie piuttosto pesanti e per i miei standard trovo che
oggi le mie occhiaie non siano corrette alla perfezione. Rispetto a come sono abituata a correggerle, le trovo ancora troppo visibili per i miei gusti, ma ho deciso di non correggerle ulteriormente per mostrarvi appunto qual era l'effetto del prodotto sul viso. Come vi dicevo poco fa, sono molto leggeri quando li stendete, quindi si sfumano facilmente e proprio sono una cremina leggera. L'unica pecca è che quando li applicate e quindi schiacciate il tubetto per far uscire il prodotto, tende ad uscire un pochino troppo prodotto rispetto a quello che normalmente vi servirebbe, quindi state attenti quando premete il tubetto, perché altrimenti vi esce una vagonata di prodotto che poi andate a sprecare. Non ne serve tantissimo, appunto si sfuma bene ma si asciuga anche piuttosto in fretta e, come vedete, lascia questo effetto completamente matte che sembra proprio l'effetto di un correttore fissato con la cipria. È abbastanza duraturo, non risulta appiccicaticcio. Vi dico che è abbastanza duraturo perché secondo me, rispetto a stamattina quando l'ho applicato, un pochino è andato via, quindi fate conto che comunque sono più o meno 7-8 ore che io sono truccata, quindi è un tempo di tutto rispetto. Ho notato che comunque tende leggermente a seccare il contorno occhi, non si infila troppo nelle rughette ma un pochino lo fa, e se come me avete il contorno occhi abbastanza secco, vi consiglio di comunque idratare molto bene il contorno occhi prima di applicare questo prodotto, perché in fase di applicazione risulta appunto molto, molto fluido, quindi vi può dare l'idea di essere anche idratante, ma quando si asciuga tende un pochino invece a seccare. Detto questo, però devo dire che li trovo anche in questo caso due prodotti validi, perché appunto sono ben scriventi e hanno, per quanto mi riguarda, una resa più che buona, soprattutto se non avete delle occhiaie particolarmente pesanti. Sempre rimanendo in tema base, ho deciso di acquistare un prodotto che è diciamo uno dei prodotti innovativi di questa collezione e che mi ha incuriosito parecchio. Vi parlo di questo prodotto che è il Sorbet Primer. È uscito in due versioni, io ho deciso di acquistare la versione 02 Vitamin Drink, che è la versione idratante e lenitiva. Ne esiste credo una anche opacizzante, se non erro, che è di colore giallo. Allora, si presenta in questo pottino di vetro con il tappo ovviamente sempre verde smeraldo specchiato, come il resto della collezione. Ha il suo tappino di plastica di protezione e il prodotto all'interno è fatto in questo modo. Si tratta di questa mousse molto fresca e molto davvero piacevole da applicare sul viso. In questo caso ha questa colorazione, direi color pesca, color arancio. Anche il profumo ricorda proprio quello dell'arancia, di qualcosa comunque di fresco, di esotico, un odore fruttato molto buono che mi piace tantissimo. Si applica molto bene sul viso, ne basta una piccola quantità. È appunto un primer che dovrebbe andare ad aiutare la durata del make up, ma anche dovrebbe andare a idratare la pelle. Io l'ho utilizzato oggi per la prima volta, la sensazione appunto applicandolo sul viso è molto piacevole e molto fresca, quindi è proprio piacevole da utilizzare. Wycon ci dice che questo prodotto può sostituire tranquillamente anche la crema idratante. Io onestamente questa mattina ho applicato la mia crema idratante e poi ho applicato sopra questo proprio a mo' di primer prima di andare a mettere il mio fondotinta, ma appunto devo dire che l'unica cosa che vi posso dire per adesso è che è molto piacevole appunto in fase di applicazione, molto profumato, quindi un prodotto davvero piacevole da utilizzare. Ma al di là di questo non vi so dire se effettivamente aiuti più di tanto la durata del make up o quant'altro. Posso dire che la mia pelle non è particolarmente segnata in questo momento, quindi sembra avere questo tipo di effetto, ma ripeto, l'ho provato solamente una volta, per cui non posso certamente dare un giudizio in questo momento, vi farò sapere più avanti, ma devo dire che è molto molto piacevole da utilizzare, quindi anche questo è un prodotto che mi ha positivamente colpito sin da subito. Sempre rimanendo in tema di prodotti viso, vi mostro uno dei blush che ho deciso di acquistare. In collezione ne sono uscite 4 colorazioni, il blush si chiama Juicy Blusher. Il packaging è fatto in questo modo, è questo pack abbastanza compatto, il blush è abbastanza piccolino, qui non c'è scritto quanti grammi di prodotto contenga, magari è scritto nella scatolina, comunque ha 18 mesi di PAU, si apre sempre a scatto, ha il suo specchietto all'interno e la colorazione che ho deciso di acquistare io è la colorazione 01 Rocking Mauve.
neanche a dirlo qualcosa di Malva, ma onestamente è la colorazione che vista dal sito mi ha colpito di più e che sapevo che avrei sicuramente utilizzato. È un blush totalmente matte, davvero molto molto setoso al tatto e estremamente pigmentato, quindi applicatelo con parsimonia, perché la prima applicazione che ho fatto io sembravo davvero Heidi. Il blush è questo, come vedete è iper pigmentato, sembra quasi un ombretto, tanto è scrivente. Mi piace davvero tantissimo, la qualità dei blush di Wycon di solito mi soddisfa abbastanza e anche in questo caso devo dire che non mi ha deluso, come vedete è totalmente matte. E niente, appunto, anche in questo caso sono soddisfattissima dell'acquisto. Continuando sullo stesso filone, vi mostro un altro dei prodotti che mi ha colpito sin da subito, che è la Paradise Bronze Sun Powder. Il packaging è fatto in questo modo. Si tratta, direi, di una palettina viso, perché possiamo chiamarla così. Si apre ovviamente come gli altri a scatto e ha il suo specchietto all'interno. Appunto, vi dicevo, una palettina viso che contiene questi quattro prodotti al suo interno. Allora, troviamo due blush che sono uno questo color così fucsia, direi fluo, e un altro questo colore invece più corallo pescato, più tranquillo. Contiene una terra che per quanto mi riguarda però è un pochino troppo calda per andare a essere utilizzata per il contouring, e questo illuminante che è davvero qualcosa di wow. Ovviamente vi faccio velocemente gli swatch di... ecco qua gli swatch dei prodotti contenuti all'interno della palettina viso. Allora, come vedete anche in questo caso pigmentazione davvero estrema, in questo caso i prodotti non li trovo affatto polverosi, anzi sono molto setosi al tatto, quindi ottima qualità anche in questo caso. L'illuminante non so se si riesca a cogliere bene dal video, ma vi assicuro che è davvero molto 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 bello, è molto luminoso, si vede decisamente, non contiene particolari glitter particolarmente vistosi, anzi visto così direi che non ne contiene proprio, è metallizzato ma non ha dei glitter. Questa ovviamente è la terra che, come vi dicevo, è un pochino troppo calda per quanto mi riguarda, io addirittura ci vedo quasi una punta di rosso all'interno, non lo so, forse sono i miei occhi. Bellissimi i due blush, tra cui però quello più scrivente è quello color pesca rispetto a quello fucsia, che invece è leggermente meno pigmentato, ma vi assicuro che sul viso comunque scrive benissimo. Io in questo momento indosso la versione pescata, che come vedete si vede tranquillamente. Ho utilizzato anche la terra per fare una sorta di contouring, ma devo dire che non mi è piaciuta tantissimo per questo utilizzo, quindi è sicuramente più adatta per essere utilizzata per andare a scaldare il viso, e in questo momento per me è leggermente scuretta, ma sicuramente se avete una carnagione più scura della mia o nel momento in cui sarete abbronzati avrà un colore perfetto. Tutti i colori ovviamente eccetto l'illuminante sono matte, quindi anche perfetti da utilizzare sulle pelli grasse. L'unica difficoltà di questa palette, se vogliamo proprio farle le pulci, è quella che le cialdine sono divise in porzioni piuttosto, la cialdina è divisa in porzioni piuttosto piccoline, quindi dovete utilizzare un pennello piccolino per andare a prelevare le singole porzioni, quindi l'unica pecca diciamo è questa. Per il resto è un prodotto anche in questo caso che mi ha convinto molto a livello proprio di qualità, e quindi se vi piace anche in questo caso ve lo consiglio. Prossimo prodotto che vi mostro è il mascara uscito in collezione, che si chiama Black Forest Mascara ed è fatto in questo modo. È un mascara abbastanza cicciotto sia nel packaging che nello scovolino. Lo scovolino ve lo mostro subito ed è fatto in questo modo. È uno scovolino appunto in setole normali, non in silicone. Come vedete abbastanza grande, non è particolare, non ha particolarità di sorta, e vi devo dire che questo mascara non fa neanche nessun tipo di effetto particolare, nel senso che non va a volumizzare né allungare né quant'altro, ma onestamente non mi interessa più di tanto, perché io l'ho acquistato semplicemente perché questo mascara promette con l'utilizzo nel tempo di dare
proprio un nutrimento alle ciglia, quindi di renderle più folte. Promette appunto di andare a infoltire con l'utilizzo prolungato le ciglia. Quindi io lo utilizzerò, diciamo, come primer, come primo step, e poi utilizzerò sopra un mascara più drammatico, ecco, diciamo così, perché questo davvero non fa nessun tipo di effetto, né volumizzante né allungante, niente. Va semplicemente un pochino a colorare e a separare le ciglia, le rende abbastanza lucide. Ma al di là di questo, se vi piace un effetto drammatico sulle ciglia, questo non è assolutamente il mascara che fa per voi, quindi non aspettatevi chissà quale effetto, soprattutto se come me avete le ciglia sfigatelle. Ma spero invece che vada a mantenere le promesse per quanto riguarda l'infoltimento, perché insomma ne sarei molto molto felice. Vi farò sicuramente sapere se farà la differenza. Altro pezzo succoso della collezione che vi mostro e che non potevo assolutamente lasciare lì è la palettina di illuminanti, palettina che nel packaging esterno è identica in tutto e per tutto alla palettina occhi che vi ho mostrato all'inizio, e contiene appunto 9 illuminanti, che sono questi. Ora, io non li ho utilizzati tutti ovviamente, ma li ho swatchati e devo dirvi che anche in questo caso la qualità la trovo molto buona. Sono poco se non per niente polverosi, ben pigmentati e scriventi. E questi sono tutti gli illuminanti contenuti all'interno. Come vedete, anche in questo caso sono molto molto pigmentati. Come vi dicevo, c'è questo colore che sicuramente può essere utilizzato come blush dalle carnagioni più chiare, ma credo anche dalle carnagioni medie. C'è questo bellissimo illuminante che secondo me può essere tranquillamente utilizzato anche come ombretto, ma anche gli altri, anche questo per dire, può essere tranquillamente utilizzato come ombretto, perché hanno tutti, come potete vedere, una pigmentazione secondo me eccezionale. Fate conto che appunto avete visto gli swatch, ve li ho fatti adesso al volo, quindi non ho neanche pigiato troppo né insistito troppo per ottenere questo risultato, che secondo me è un risultato, devo dire, di tutto rispetto. Quindi devo dire che questa collezione è davvero ben riuscita per quanto mi riguarda, e fino adesso tutti i prodotti che vi ho mostrato mi sono davvero molto molto piaciuti e mi hanno soddisfatto. Quindi è una collezione che secondo me è un gradino in su rispetto alla media delle collezioni che siamo abituati a vedere per quanto riguarda Wycon. Passiamo infine al reparto labbra, e in collezione sono uscite due tipologie di prodotti. Sono uscite dei chubby stick dall'effetto luminoso, quindi quasi effetto bagnato, e dei rossetti matte. Io ho acquistato almeno un rappresentante di queste due categorie, quindi ora ve li mostro. Parto dal chubby stick, che si chiama Tropical Pearl Chubby. È fatto in questo modo, anche in questo caso il packaging è molto carino, richiama questo verde di tutto il resto della collezione. La colorazione che ho acquistato io è la 01 Nude, è ovviamente fatto come un classico chubby che si tira su svitando la parte posteriore. Il colore è ovviamente un colore nude, neanche particolarmente pigmentato, eccolo qua. È questo, e devo dire che la cosa che mi piace è innanzitutto il profumo, che è davvero un profumo dolcissimo e insomma che sa di caramella, quindi mi piace tantissimo. E poi mi piace il fatto che risulta molto molto idratante. È un prodotto piuttosto semplice, diciamo, niente di mai visto, niente di innovativo, ma ripeto, mi è piaciuto il fatto che sia molto piacevolmente profumato e che vada comunque anche a idratare le labbra. Passiamo poi alla parte che credo vi incuriosisca di più, che sono i rossetti matte. Ne sono uscite 6 colorazioni, ho deciso di acquistarne 2, acquistate come sempre alla cieca, perché purtroppo dal sito di Wycon i colori sono totalmente falsati. Lo dico sempre in ogni video, lo so, sono noiosa, ma purtroppo per chi come me non può andare in negozio a vedere realmente i colori è davvero difficile scegliere dal sito. Quindi spero che prima o poi Wycon faccia qualcosa per questo problema, perché davvero faciliterebbe molto la vita a noi che dobbiamo acquistare online. Comunque, la linea di rossetti si chiama Fruity Bite Lip Stilo ed è fatta in questo modo, sempre questo tappo verde specchiato, e questa parte, che in realtà credevo fosse trasparente, in realtà no, è colorata all'interno più o meno del colore del rossetto, dico più o meno perché non è proprio identico al colore del rossetto. Comunque il rossetto è un classico stick
fatto in questo modo. La colorazione che vi sto mostrando è la colorazione più chiara, che è la colorazione 01. Ha un nome impronunciabile che vi scrivo sotto, ma che appunto non pronuncio perché non ne sono capace. Il colore è questo. Si tratta di questo nude sicuramente caldo e pescato, che devo dire è un colore bellissimo. Il finish, come vedete, è totalmente matte, il rossetto risulta molto morbido in fase di applicazione, tende però secondo me un pochino ad evidenziare le pellicine, se ne avete. Risulta abbastanza confortevole. Devo dire che il colore in sé per sé è bello, purtroppo per quanto mi riguarda in questo momento ha un tono un pochino troppo pescato che sbatte un po' con il mio incarnato. Io ho un sottotono decisamente neutro freddo, più tendente al freddo, e in questo momento che sono totalmente bianco cadavere, non si sposa molto bene con il mio incarnato. Io ce l'ho su in questo momento, ma l'ho applicato con sotto una matita che tende più a rosato, quindi ho cercato di correggere un po' il tono del rossetto appunto con una matita rosata, un pochino più rosata al di sotto. L'effetto è questo. Tra l'altro al centro delle labbra ho applicato il matitone che vi ho mostrato poco fa, quindi quello luminoso, e devo dire che l'effetto mi piace molto, da questo effetto di labbra rimpolpate. Il colore in sé per sé comunque è bello, è molto molto pigmentato, molto coprente sin dalla prima passata, quindi non dovete stare a stratificare troppo. Devo dire che però come prodotto non mi sta dispiacendo, dovrò testarlo sicuramente più a lungo perché insomma un paio di giorni non sono sufficienti per farsi un'idea precisa, ma tutto sommato non li trovo male. Il secondo colore che ho acquistato invece è lo 03, che anche in questo caso ha un nome impronunciabile. Il packaging è questo e la colorazione nello stick è così. Si tratta di un fucsia abbastanza flash anche in questo caso. Diciamo che con questo colore sono uscita un po' dalla mia comfort zone, ma ho voluto provare qualcosa di diverso per una volta. Il colore è questo, anche in questo caso colore bellissimo, che purtroppo però anche in questo caso, in questo momento, non si sposa molto con il mio incarnato così chiaro, va a sbattermi un po' troppo, ma il colore in sé per sé è molto molto bello. Come per il colore precedente è molto pigmentato sin da subito, molto molto matte come potete vedere. Mi piace molto anche in questo caso, lo utilizzerò sicuramente con più facilità quando avrò preso un pochino di colore, ma in sé per sé appunto mi piace. Peccato che appunto i colori anche in questo caso sul sito sembrino tutt'altro. Speriamo che prima o poi Wycon risolva questo problema. Detto questo, però, devo dire che anche in questo caso è un prodotto che mi sento di consigliarvi. Ho dato prima una sbirciatina al sito, visto che risultano in questo momento, nel momento in cui vi sto registrando, risultano già sold out tutti i colori di questi rossetti. Mi sembra onestamente strano, spero che sia semplicemente un bug del sito e che comunque ritornino disponibili, perché mi sembra un po' strano insomma che in 2 giorni siano andati completamente esauriti. Con questo il video termina qua, io spero che questa carrellata di swatch e prime impressioni su questa meravigliosa collezione di Wycon vi siano stati in qualche modo utili. Fatemi sapere se voi avete avuto la fortuna di poter andare a sbirciare questi prodotti dal vivo, che cosa ne pensate, fatemi sapere se avete già acquistato qualcosa, insomma come sempre aspetto le vostre opinioni e i vostri commenti qua sotto. Vi invito come sempre, se non siete ancora iscritti, ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Vi lascio anche i link dei miei social qua sotto nell'info box. Come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!